Oggi testiamo il Potensic Atom 4K. Tre satelliti presi molto velocemente, il drone è stabile, fate conto che oggi c'è anche molto molto vento, può essere che ci sia un po' di disturbo anche nel microfono. Andiamo a vedere come si comporta nei movimenti. Vedete, il drone è molto molto stabile, vi ho detto, anche in presenza di vento. Proviamo a cambiare la velocità. Ok, ora siamo in modalità sport. Sentite quanto contrasta il vento. Vediamo i movimenti laterali. Se noi scendiamo un'altezza più bassa di 8 metri, ragazzi, ci va a disattivare la modalità sport. Ripeto, un discorso di sicurezza, quindi lasciamolo a questa altezza per vedere la velocità sport. In velocità sport è davvero davvero molto reattivo. E comunque, ripeto, questa è una novità, sotto gli 8 metri di altezza automaticamente si disattiva, e l'altezza era il punto di decollo in realtà, e passa in normal, velocità normal. Allora, la batteria è al 47%, sono le 10:54, vediamo poi quanto durerà, ragazzi. Vi dicevo, andiamo a vedere i quick shot. Come vedete, lui mi sta già centrando. Andiamo a vedere la classica modalità indietro, il drone alzerà la sua quota e si allontanerà da me tenendomi al centro dell'inquadratura. Selezioniamoci, abbiamo la possibilità anche di scegliere la distanza, facciamolo andare alla massima a 150 metri da 3, noi. 3, 2, 1, vai! Quando il drone finirà questa ripresa, ragazzi, automaticamente tornerà al punto di partenza. Sono le classiche quick shot come siamo abituati ad avere con la DJI. Qui, a differenza della DJI, abbiamo la possibilità, come vedete, di mandarlo più distante, 150 metri nelle quick shot. Vedete anche in basso a destra che abbiamo abilitato nelle impostazioni queste informazioni che ci vengono date in generale.
per pilotare al meglio il drone. Quando utilizzate le quick shot, mi raccomando, fate sempre attenzione, perché questo drone non ha i sensori, li ha solo sottostanti, per cui in caso di ostacolo ci finisce contro, ovviamente. Vedete che oggi ho scelto una location completamente libera. Il drone ha finito e sta tornando da noi. Eccolo qui. Perfetto, adesso dovrebbe disabilitarsi. Ok, andiamo a vedere la seconda. Razzo, il drone andrà verso l'alto. Ok, state vedendo l'immagine. Il classico cerchio col drone che ruoterà attorno a noi. Proviamoci la spirale, dai, facciamoci la spirale. Abbassiamo il gimbal. Basterà toccarci e anche qui potremo andare a scegliere il senso di rotazione e il numero di giri, ragazzi. Proviamo direttamente una via di mezzo. Due, tre, giri, go! 2, 1, vai! Batteria già al 18, ragazzi, siamo in fase di return to home. Vediamo anche quanto è preciso questo return to home. Diciamo che la batteria è durata un po' pochino, sono le 11:01, quindi sono passati in totale 8-9 minuti e siamo già arrivati al 14. Il drone sopra di noi sta atterrando. Un metro di distanza. Andiamo a spegnerlo. Un metro di distanza dall'home point ci sta per i sistemi satellitari. Adesso andiamo a cambiare la batteria e proviamo qualcos'altro. Non riesco a far decollare il drone dalla mano perché appena sento un po' di vibrazioni non permette il decollo. Questa è un'altra differenza rispetto ai droni della DJI, quindi mi invento qualcosa. Andiamoci a provare il Follow Me, ragazzi. Il vantaggio di questo drone rispetto a droni che hanno lo stesso prezzo della DJI è proprio il fatto che questo drone ha alcune funzionalità, come appunto il Follow Me, che droni di pari costo della DJI, penso al Mini 2, Mini 2 SE, non hanno. Qui abbiamo la possibilità di scegliere anche la durata. Mettiamo 3 minuti. 3, facciamo go. 2, 1, vai. Se allontaniamo da noi il drone o lo alziamo di quota, ragazzi, si disattiva. Quindi in realtà questa è una limitazione. Dobbiamo per forza scegliere inizialmente 3, la distanza. 2, facciamo ripartire, 1, proviamo anche vai a corricchiare un po' in questo campo e vediamo come si comporta. Provo a cambiare direzione, provo anche a avvicinarmi verso il drone. Vedete, ragazzi, che mi ha perso. Quindi mi sta dicendo che la quota deve essere più elevata, sempre per un discorso di 3, sicurezza. 2, ora sta partendo, 1, proviamo vai ad avvicinarci al drone. Niente, il drone
Non si muove, ragazzi. Sta andando in verticale ma non indietreggia. Stranissimo. Ovviamente se vado dietro mi perde. Quindi il drone non indietreggia. Dovete impostare bene il discorso e potete fare solamente il follow me da dietro. Proviamo a correre ancora un attimino. Da un punto di vista di ripresa è ottima, eh? Però con le limitazioni che vi ho detto. Clicchiamo sulla X. Bene ragazzi, guardiamo l'ultima modalità intelligente di volo che ha questo drone. Vi ripeto, scegliere questo drone è soprattutto in funzione di queste modalità, perché altri droni di pari costo non le hanno. L'ultima, vi dicevo, è il volo per punti, volo waypoint da 2 fino a 30 punti selezionabili. Come avete visto, bisogna aprire la mappa, selezionare questa voce, bisogna prima andare ad un'altezza almeno di 5 metri, ok? Selezioniamo il volo per punti, vedete che sulla mappa abbiamo il drone con il suo orientamento, poi abbiamo il punto on point e il punto azzurro, il cerchietto azzurro, che è la mia posizione. Questo è un breve tutorial che ci fa vedere cosa dobbiamo andare a fare. Chiudiamo il tutorial, confermiamo e andiamo a scegliere i punti. In realtà abbiamo anche la possibilità di cancellare col cestino l'ultimo punto. Ingrandisco un po' la mappa, andiamo in sicurezza ragazzi, eh? Quindi primo punto, secondo punto, terzo punto. La missione verrà svolta tutta la stessa altezza, non c'è la possibilità ragazzi di modificare l'altezza dei punti. Clicchiamo su go, confermiamo, il drone si sposterà al primo punto, vedete? La missione è partita. Per interrompere in qualsiasi momento la missione basterà cliccare sul tasto X. Perfetto, avremo la possibilità di salvare la nostra missione. In questa voce abbiamo tutte le registrazioni di volo per questa missione. Ragazzi, si sta parlando di un volo waypoint molto ma molto semplificato. Avete visto che non possiamo cambiare l'orientamento del drone o non possiamo per esempio cambiare l'altezza, cosa che possiamo fare col DJI Mini 4 Pro, il DJI Air 3 o la serie Mavic 3, hanno ovviamente altri costi. Ora andiamoci a fare un po' di riprese.
batteria, ragazzi, dura poco, sono le 11:18, quindi si sta parlando neanche di 20 minuti, ok? Adesso c'è il vento abbastanza forte, comunque poco. Anche il tipo di atterraggio non è come quelli della DJI, non riesce bene a rilevare la mano, quindi fermarsi e poi ritornare giù lentamente. Avete visto? Viene giù da solo e quindi è più pericoloso il discorso. Nel momento che andiamo a fermarlo non si bloccano le eliche, dobbiamo per forza girarlo sotto sopra. Avete visto che comunque c'è un errore di un metrino, di circa un metro dal punto di decollo preciso. Ritorniamo in studio per le considerazioni finali su questo inoffensivo di casa Potensic. Eccoci tornati in studio, ragazzi, considerazioni finali dopo il mio test. Da un punto di vista di come è realizzato molto bene, l'avevamo già visto nel video di unboxing, ottima qualità costruttiva, design in linea un po' con tutti gli inoffensivi, anche di casa DJI, ci assomiglia un po'. Come vola? Vola bene, è stabile, prende un buon numero di satelliti, ha un buon posizionamento. È facile da pilotare. Abbiamo questa novità che sotto gli 8 metri d'altezza non possiamo attivare la modalità sport per discorsi di sicurezza. Comunque le riprese le possiamo fare solamente in normal e a maggior ragione in video, che è proprio una velocità dedicata alle riprese. Parliamo di trasmissione video tra drone e radiocomando, un po' troppi lag anche a brevi distanze tipo 250-300 metri. Ovviamente non è un drone che può andare a chissà che distanze, anche perché a questa distanza che vi ho detto, 300 metri, è un pochino il limite per riuscire a vedere questo drone così piccolo e di colore grigio chiaro. Parliamo di qualità video. La qualità video è buona, anche se nel profilo colore normale i colori sono un po' troppo saturi. Si può comunque correggere tutto a livello di post produzione. Non lasciate il bilanciamento del bianco in automatico perché fa dei pasticci, continue variazioni, riprese inutilizzabili. Bisogna per forza impostare il bilanciamento del bianco in manuale 5200-5500. Per le foto vale lo stesso discorso, buone foto 12 megapixel, abbiamo anche il formato RAW, formato grezzo con più informazione, ottime per la post produzione, però la qualità è in linea con prodotti di questa fascia, le foto le state vedendo. Qualche problemino ce l'ha in termini di gestione, avete visto il decollo e atterraggio, a differenza dei DJI, tra virgolette, è più sensibile. Comunque l'applicazione è buona, stabile e chiara. Calibrazione orizzontale. Calibrazione verticale. Calibrato con successo. Parliamo di costi, perché uno dei vantaggi di questo drone è il costo. 319 euro per la versione base con una batteria ed RC. Andiamo poi sulla versione combo con tre batterie, set di eliche di scorta, caricatore multiplo e borsa che è realizzata molto bene. 419 euro, ma c'è un coupon sconto di ben 30 euro che vi permette di pagare questo drone sotto le 400 euro. Ed è un ottimo prezzo, quindi vi consiglio, se volete acquistare questo drone, la versione combo. 389 euro vi esce. Vi consiglio questo drone? Dipende. Se a voi interessano le funzioni automatiche che abbiamo visto, beh, droni di pari prezzo della DJI non le hanno. Ne sto parlando del DJI Mini 2 SE, che nella versione combo comunque costa 499 euro. Quindi ballano 110 euro rispetto a questa versione combo. La DJI a livello foto video ha qualcosa in più, anche a livello generale di gestione del drone, però non ha il waypoint e non ha il follow me. Ha le quick shot, anche se più limitate in termini di range rispetto allo Potensic. Ricordatevi che questo drone ha il follow me, ma avete visto che è un follow me semplificato. Potete solo farvi inseguire impostando una certa distanza da voi e ad una certa altezza. Per quanto riguarda il waypoint è ancora più semplificato, poco utilizzabile. Ok, è un volo per punti, potete salvarlo, potete ripeterlo, ma non avete la possibilità di cambiare altezza e orientamento del drone. La cosa positiva di questo test, ragazzi, è che comunque cominciano ad esserci anche diverse case, anche se più piccole, che producono droni inoffensivi
che si riescono a pilotare, che possono portare anche a delle belle riprese. La concorrenza fa sempre bene. Vi ricordo che trovate il link in descrizione se volete acquistare questo drone. Spero che il video vi sia piaciuto, che questo test che in tanti mi avete chiesto vi abbia dato le risposte che cercavate. Se comunque avete delle domande, scrivetemele nei commenti. Condividete il video, seguitemi sui social Facebook, Instagram e Telegram, dove fra un po' è Black Friday, vi metterò tutte le offerte, comprese quelle della Potensic. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!